Sodu Yanyawa considerava li avo più a pasta di pani di morti ni per. È stata puntata rimani con pareti frutti raccolti e è o prima di novembre ancora a casa più vecchia del paese che piraci impassano tutti insieme una vera tradizione portata dai giovani. Lo scopo è che ognuno partisse con questo pane, che ognuno si riunisse di nuovo a messa e avere i suoi morti venne in cimitero. Dunque, poi si è visto di nuovo come un piccolo regaletto che faceva la gente in dieci. Voilà. Lo scopo è di campare. Il pane dei morti sarebbe il frutto di Dio e per questo che gente usegna, qui di noi, è un affare di tradizione. Di tempo invece di un esempio che ci da nota di due prima o due di novembre, sempre la gara a porta a parte di a casa, sempre a pronta una tolle, perché in la notte i morti bortani, e cioè che la c'è un da mangiare da bia. Tagliati e dunque segnati, si può andare a fare i cocci in uvoro di a Piazza Longa, anche sotto l'acqua. Uvoro è stato acceso 3 giorni fa apposta e 20 minuti dopo, una gentina di pagnole è pronta. I membri di l'associo Memoria Vivi i cuderanno in dieci. Dopo la benedizione di Campusanto, tocca un momento più aspettato a Messa di Vivi, l'occasione da unire tutto il paese. Ricordare che c'è una lia tra i vivi e i morti. D'altronde, questa vista qui era stata istituita passa a fare. Dunque, questa lia qui tra vivi e morti, una comunità è composta da tutti i vivi che sono qui, presenti, in persona, e tutti i vivi che ne sono andati di noi. Sapete, i nostri paesi sono vivi, ma sono piuttosto vivi di stati. E d'inverno sono un po' smintigati, addormentati. E beh, noi, al contrario, cerchiamo di mantenere una vita culturale e sociale soprattutto. A fine dell'ufficio, il priore distribuisce il pagnolo di morte a tutte le famiglie presenti. Ma il più importante è che quest'anno, i antici sono stati, a gente ha infine potuto celebrare i morti.